Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo. Oggi siamo in un nuovo video, partono i consigli al Fantacalcio. Oggi esce il listone, oggi per voi ovviamente. E ragazzi, io sto ancora aspettando il listone, ma per adesso vi delizio con questo video. Tre giocatori jolly nelle loro squadre da prendere al Fantacalcio. Chi è il jolly? È quel giocatore che non partirà titolare, non sarà titolare fisso, ma potrà fare veramente molto bene nelle partite che giocherà e quando subentrerà. Io direi di partire subito con un giocatore dell'Atalanta. Parliamo di Malinowski. Malinowski che è stato un jolly anche l'anno scorso però partiva come scommessa, quest'anno sarà un jolly vero e puro. Arriva Miranchuk sulla tre quarti, quindi sarà lui il titolare in assenza di Ilicic. Pasalic si alternerà con i due di centrocampo, rimane Malinowski che può giocare sia come alternativa a centrocampo di Freuler e De Roon e sia come alternativa di uno tra Papu, Ilicic o Miranchuk. Quindi può giocare in svariati ruoli nell'Atalanta, ma soprattutto Malinowski è un calciatore che batte calci piazzati. Quando gioca spesso e volentieri li può battere sia punizioni che calci di rigori che calci d'angoli. E in assenza di Ilicic soprattutto dovete tenerlo d'occhio, ma anche in generale durante la stagione è un giocatore che potrebbe riconfermarsi. Lo scorso anno ha giocato veramente molto molto bene, ha fornito diversi bonus e nel terminale della stagione è diventato anche titolare. Io ve l'avevo pure consigliato in uno dei video all'inizio della scorsa stagione e diciamo che ci ho preso. E quest'anno ve lo riconsiglio, tenete d'occhio questo ragazzo che si può prendere anche da solo. Ah, piccola parentesi, i giocatori jolly sono quelli che potete prendere anche da soli, con tutto che non giocano titolare fisso. Il secondo giocatore, andiamo in ordine di classifica, gioca nel Napoli ed è Piotr Zielinski. Perché vi consiglio Zielinski? Perché Zielinski dovrebbe partire titolare. Nel 4-3-3 di Gattuso dovrebbe partire titolare con Demme e Fabian Ruiz. O comunque con Lobotka, o se arriva a avere tu, o comunque. Vabbè, avete capito. Quindi dovrebbe essere titolare. Ma c'è stato un modulo che ha provato Gattuso in allenamento. Parliamo del 4-2-3-1. Il 4-2-3-1 giocherebbe due mediani, Demme e Fabian, la tre quarti con Insigne, Mertens e Lozano o Politano, e la punta Osimhen. Quindi Zielinski in questo modulo dov'è? Appunto, Zielinski dovrebbe partire dalla panchina, ma puoi tenere fuori un giocatore che ha appena rinnovato? È un giocatore di gran talento? Assolutamente no. Zielinski ha abilità nel giocare sulla tre quarti, può giocare sia sulla sinistra che sulla destra, ma soprattutto al centro, che è il suo ruolo naturale in verità. Quindi un eventuale 4-2-3-1 consentirebbe a Zielinski di poter giocare in 5 ruoli diversi, ovvero nei due mediani e nei tre della tre quarti, sia destra che centrale che sinistra. E anche se lo fa dalla panchina, se si alterna, se subentra o se gioca titolare, ragazzi, Zielinski potrebbe veramente fare molto molto bene se fortifica le sue abilità in quei ruoli offensivi. Quindi tenetelo d'occhio perché potrebbe essere un ottimo centrocampista di una delle big di Serie A. Il terzo giocatore è un po' più in giù in classifica ed è della Fiorentina. Parliamo di Dusan Vlahovic. Perché lo considero un jolly? Perché Iachini dovrebbe schierarsi col 3-5-2, l'ha fatto anche la scorsa stagione, e quest'anno probabilmente si vorrebbe schierare con Chiesa e Ribéry, prime punte. Per questo le prime punte della Fiorentina troveranno poco spazio, ma vi ricordo che la Fiorentina come prime punte ha Kwame, ha Vlahovic e ha Cutrone, non puoi tenerli fuori. Per questo tra i tre il mio consiglio è quello di puntare su Dusan Vlahovic. Kwame è quello che ha più talento, così come Cutrone, anche Vlahovic ha talento, sono tre giocatori talentuosi, però Vlahovic è quello che l'anno scorso ha dimostrato di più, sono tutti e tre da tenere d'occhio, però vi consiglio un jolly, vi consiglio quindi Dusan Vlahovic, però fate molta attenzione perché qua non si parla di giocatori come Zielinski o Malinowski, ma qua si parla di un giocatore che ha tantissima concorrenza e ve lo consiglio come jolly, non tanto perché potrebbe subentrare, ma è un jolly perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio se lo prendete alla Fiorentina a 1. Quello che potrebbe succedere, perché lo vuole il Verona, lo vogliono diverse squadre in A, quindi se Dusan Vlahovic va in una squadra di medio-bassa classifica dove farà il titolare, potrebbe veramente fare molto bene. Per questo per me è un jolly, è un giocatore che potrete prendere a poco, ma che potrebbe regalarvi diverse gioie, soprattutto se parte, ma anche se resta e se trova un posto titolare, magari con un cambio modulo di Iachini oppure con Iachini che sposta, che ne so, Chiesa sul centrocampo e già lì c'è un posto in più e così via. Per
Ragazzi, cosa ne pensate di questi tre giocatori? Per me sono tre giocatori da tenere d'occhio, sono tre giocatori che a me piacciono molto. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, commentate qui sotto. Ciao a tutti!